Ciao ragazzi, oggi vi parlerò di un computer piccolissimo, la Chewy Lark Box. Bellissimo. Allora, è arrivato un pacco qua a casa. Strano perché di solito faccio arrivare tutto in negozio. E infatti l'indirizzo era quello del negozio, perché me l'ha mandato qua a casa? Boh. Fatto è che non so cosa sia, per cui non sto neanche ad andare sulla scrivania ad aprirlo, perché tanto sicuramente sarà una cosa inutile, sarà un video. Sto registrando questo video, ma tanto non mi servirà niente. Allora, dentro il pacco c'è un pacco. Vediamo se qui c'è scritto qualcosa. Made in Cina, vabbè, capirai. Allora, apri i pacchi, Xiaomi. Cosa sei tu, pacco? Cosa sei? Ma cosa sei? Ma sì che sei tu! Addirittura? Questo non doveva arrivare. Allora, questo è il mio computer. E questo è un hub. Oltretutto da 100 watt. Ah no, un caricatore. È un alimentatore da 100 watt con 4 porte, col quick charge. Ma è fighissimo! Che roba bella! E allora andiamo sulla scrivania e lo apriamo bene. Bene, eccoci in un posto un po' più consono per aprire questo fantastico computer. Lo spacciano come il più piccolo computer 4K al mondo. Computer 4K che non vuol dire assolutamente niente, ma fa lo stesso. Penso si riferisca al fatto che può riprodurre video 4K. E andiamo a vederlo perché comunque è 6 giga di RAM, 128 giga di spazio di archiviazione, praticamente il cellulare. E vediamolo. Chewy, oltretutto sono anni che voglio comprare un computer della Chewy, però un portatile di quelli piccoli, sottili, magari fanless. E invece mi sono trovato a comprare questo computer che è un desktop, un computer fisso a tutti gli effetti. Cioè, tutti gli effetti magari proprio no, però. Ok. Allora, dentro la scatola troviamo. Cioè, la scatola che è anche imbottita bene. No, tiro fuori subito il computer perché è veramente. Cioè. Sto male. Cioè, questo è il computer. Cioè, questo. Ma siamo seri? Ma è fighissimo! C'ha il tastino d'accensione. L'alimentazione, un'uscita HDMI e due porte USB 3. Ha una sua memoria interna, abbiamo detto, da 128 giga più si può espandere con una memoria M2. All'interno c'è un processore che ha un Celeron J4115 2,5 GHz, 4CT 4C4T, non so cosa voglio dire. Andiamo a vedere cos'altro c'è nella scatola. Allora, qui abbiamo. Il packaging è bello, cioè, fatto bene, mi piace. Qui abbiamo questa che è una staffa per montare il nostro computer. Lo avvitiamo qua. E lo attacchiamo dietro a un monitor, quindi dietro lo schermo avremo solo questo eventualmente, se vogliamo appenderlo. E allora, qui cos'altro c'è? Okay. C'è un buco, cosa c'è dentro questo buco? Ah,
un po' di vitine che servono appunto per attaccarlo alla staffa, piuttosto che queste sembrano vitine da, per attaccare l'SSD. Poi qui abbiamo quest'altra scatolina di cartone con dentro istruzione, certificato di conformità, power inspection report, ok, carta warranty card, istruzioni, guida dell'utente, cioè vuol dire che anche in italiano. Fantastico. Lingua italiana. Madonna, che odore di plastica proprio cinese. E qui invece abbiamo un'altra scatola un po' più grossa, con dentro il suo alimentatore. Bellino, ed è grande poco meno di lui. Vabbè, dai. Dai, ci sta. E quindi questo? Vabbè, andiamo ad aprire anche questo, che non so cosa sia, cioè non so perché sia qua. Magari è un regalo che mi hanno fatto così, a caso. Allora, qui c'è questo. Charge, 100 watt. Eh sì, qui c'è il suo alimentatore. Ma cosa... Mi ha regalato un alimentatore, così. Grazie. Non so cosa farmene, però grazie. Ora cerchiamo un cavo per collegarlo a questo monitor qua. Mouse e tastiera. Non avendo voglia di cercare un mouse e tastiera, rubo quella del Raspberry. Per cui, inseriamo mouse e tastiera. Colleghiamo il cavo HDMI a misura... intera, non quelli mini, micro, roba del genere che sono terribili, cioè terribili, a me non piacciono. Alimentatore del computer, oltretutto c'è anche i cosini storti, vabbè. Andiamo a collegare l'alimentatore USB-C e diamo corrente. Si è acceso un LED, attenzione, 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 si è acceso un LED, non so se vedete questo, non so su che ingresso è impostato, io ce l'ho su HDMI 1. Chewy! Quindi funziona, è acceso. Non so se vedete... Just a moment. Cioè, quindi c'è anche Windows già installato. Ma dai, select language. Nel frattempo la ventola si sente qualche zzz. Ma non è la ventola è ferma. Contratto di licenza, tutto regolare. Accetta. Sincronizzare le tue attività, sì. Ciao. Ok, è partita la ventola. Allora, la ventola aspira da sopra e butta fuori da questa griglia di qua. Ok, la ventola si è già fermata. Ah, anche un lettore di micro SD e una presa e un ingresso per le cuffie. Che storia! Ma non mi ha chiesto il mio account, non mi ha chiesto niente. Comunque c'è tutto. Vediamo. Allora, abbiamo processore
quad core a 1 giga 8 con turbo boost a 2 giga 4, 6 giga di RAM, disco locale C, abbiamo detto 128 giga, e c'è anche una scheda grafica Intel UHD Graphics 600. Con 3 giga di memoria. 3 giga, magari qualcosa si può fare. Account, amministratore, accedi con un account Microsoft. Eccoci qua. Si è verificato un problema. Ah già, è vero, io non ho ancora fatto l'accesso a internet. 88 giga utilizzati su 115. Ok, connesso. Perfetto. Funziona tutto. Ok, mi sono connesso, ho messo i miei dati di accesso del mio account, ho trovato tutto. E lui sta scaricando un sacco di aggiornamenti, ma glieli faccio scaricare un'altra volta perché adesso devo andare. Quindi, tac. Arresta. Arresta sistema. E sapete cosa faccio? Prendo il computer, lo metto in tasca e vado a lavoro. Col computer in tasca. Figo! Sì, sì, sì. La primissima cosa che voglio fare, come faccio sempre in ogni computer, è installare Chrome, e in questo caso mi servirà particolarmente perché penso che lui sia perfetto per andare a controllare in remoto gli altri computer, o essere controllato in remoto. Di solito uso Chrome Remote Desktop, mi trovo benissimo. Una volta usavo TeamWeaver, poi un giorno hanno deciso che io lo faccio per uso professionale, secondo loro, e quindi mi hanno bloccato tutto. So che ci sarebbero i metodi per dirgli guarda che non lo faccio per uso professionale, eccetera eccetera, però sinceramente non ho voglia di stargli dietro. Non vogliono farmelo usare, vabbè, uso qualcos'altro, peggio per loro. Cioè, peggio anche per me. In questo caso sta andando così lento sia perché la mia connessione è lentissima purtroppo, sia perché mi sta scaricando anche tutti gli aggiornamenti. Nel frattempo le ventole partono, vanno un po' a colpi, diciamo, nel senso che è fermo, in silenzio, in stand by, con la ventola spenta, poi parte, va forte. Per pochi secondi, poi si ferma, è spenta, tipo adesso è ripartita, non è costante, continua a accelerare e rallentare. Non sta facendo un gran sforzo in questo momento. Un'altra cosa che voglio fare è andargli a inserire un hard disk che penso di avere già, perché ho comprato per un vecchio computer che poi non funzionava, ho dovuto fare il reso, e usarlo per caricare le cose in cloud. Per cui gli attacco una chiavetta, mi scarico sopra le cose da archiviare e poi lasciare che sia lui a occuparsi di caricare tutto, in modo da tenere acceso lui, che ha un consumo di 5 watt mi sembra, e non il mio fisso, che comunque ha un alimentatore da 1000 watt. Poi non li userà tutti, però comunque capite che c'è una bella differenza tra tenere acceso giorno e notte questo e quello. Ovviamente comprare questo solo per quel discorso non avrebbe senso, perché quello che spendete per comprare questo e l'hard disk da metterli dentro non lo andreste mai a spendere in corrente elettrica con un computer che consuma tanto. Cioè, usate quello che avete. Avendo voluto comprare questo perché sono uno spendaccione, allora, visto che ce l'ho già, che comunque l'avrei comprato, lo sfrutto anche per quello. Però
non avrebbe senso comprarlo apposta solo per quello, per un risparmio economico sulla corrente. Assolutamente no. Il costo iniziale sarebbe decisamente superiore al risparmio. Eccomi qua, infatti, come pensavo, anni fa avevo comprato un portatile cinesissimo e avevo preso un hard disk come espansione e un M2 2242. Poi ho dovuto fare il reso perché non funzionava la tastiera e mi è rimasto lì l'hard disk però. Quindi cosa ho fatto? Ho comprato questa qui che è una specie di chiavetta USB in cui andare a montare l'hard disk e lo sto usando da anni come chiavetta, come chiavone. Fighissimo, velocissimo, più che contento, ma ho provato a guardare adesso come adesso una chiavetta da 256 giga costa meno di questo hard disk, quindi mi sa che smonterò questa. E userò l'hard disk per quello che è e poi se avrò bisogno di una chiavetta da 256 giga me la comprerò e basta. Che oltretutto esiste anche il 2230 che è ancora più piccolo del 2242. Però vabbè, non ci interessa in questo caso. 22, 42, 22, 30 non sono numeri a caso, ma sono le misure di questi hard disk. 22 è la larghezza, 42 è la lunghezza, 22, 30 è lungo 30 mm, 22, 60 è lungo 60, 22, 80 è lungo 80. E vi dirò, mi manca avere un portatilino di quelli minuscoli, un netbook, qualcosa di veramente. Stavo guardando un 11 pollici, addirittura ho visto un 8 pollici. Mi ci vorrebbe. Anche perché lo uso praticamente solo per scaricare le foto mentre sono in giro, per cui non mi interessano granché le prestazioni, basta. Basta che ci entrino una scheda di memoria e una chiavetta. Ok, ora stacchiamo tutto da qua e andiamo a smontare il nostro computer. Le viti sono qua sotto nei piedini. Ok, sì, basta allentarle. Eccolo qua. Tolto il nostro coperchio, c'è subito quest'altra parte qua in cui si può solo inserire l'hard disk. Non c'è nient'altro che si possa fare. Beh, oddio, volendo si può andare avanti a smontarlo, ma non mi interessa fare un teardown, fare cose strane. Va bene così. Mi interessa inserire l'hard disk, inserisco l'hard disk. Come era girato? Ha un senso? No, non credo, però noi lo rimettiamo così. Riaccendiamo tutto. Vediamo se l'ha già riconosciuto. Sì, ha già visto che c'è un altro hard disk. Qui parte remote desktop in automatico, bravissimo. Io gli do una formattata che è meglio. Ok, installa. Google Drive File Stream è diciamo che è il Google Drive per la G Suite. È l'applicazione desktop di. In base al sito web gsuite.google.it, la versione basic di G Suite offre 30 GB di spazio di archiviazione per utente condiviso tra Drive e Gmail. Le versioni business ed enterprise di G Suite offrono uno spazio di archiviazione illimitato. Allora, lo sto usando da 10 giorni e non so neanche io cosa dirvi. Cioè, la prima cosa che mi viene da dirvi è il computer, cioè perché è quello. Sicuramente non è una di quelle cose per cui ci diventi matto come prestazione, può fare chissà che roba, no. Non ci puoi fare un editing video in 4K, non ci puoi fare giochi, chissà cosa, non ci puoi fare niente di esagerato, ma per quello che si fa tutto. I giorni per la navigazione, per scrivere, per usare Word, Excel, PowerPoint, tutte queste cose che poi sono quello che ci occupano la maggior parte della giornata,
Lui lo fa. Ed è piccolo, però fa tutto. Allora, ve lo accendo, così vedete anche quanto tempo ci mette ad accendersi. E... acceso, sì. Sentite quanto rumore fa? Niente. Niente. Lui, finché non è caldo, è totalmente silenzioso. Ha tutto quello che serve, perché comunque... alle sue uscite, a tutte le cose. Ecco, vedete, siamo già alla schermata di accesso. Ecco, una cosa che non sono, che non ho capito è come togliere la password, nel senso che l'ho sempre tolta su tutti i computer e su questo non ce la faccio. Cioè, o meglio, l'ho disattivata dalle impostazioni di Windows, ma qui è rimasta. E vabbè. Dicevamo, ah, il mio desktop è attualmente condiviso, ok, ho lasciato aperto la condivisione del desktop e vi spiego subito il perché. Allora, adesso è partita la ventola, in questo momento la sentirete magari, ah no, si è già fermata, ok, comunque è silenziosa, anche quando va la ventola non ha posizioni intermedie. È sempre spenta, poi a un certo punto parte e va al massimo, ma si rispegne praticamente subito se non state facendo cose molto impegnative. Ma lui non è fatto per fare cose impegnative. E comunque è talmente silenziosa che se la usate in un posto che non è totalmente silenzioso, non ve ne accorgete neanche, anche quando sta andando al massimo, comunque non la notate. Ecco. Vedete, proprio è silenziosissima. Dicevamo, condivisione del desktop. Perché? Perché in questo momento ve lo sto facendo per farvelo vedere. Ce l'ho qui collegato a questo televisore con la tastiera e tutto. In realtà il suo utilizzo per cui è andato avanti in questi 10 giorni è stato collegato semplicemente all'alimentazione, senza tastiera, senza cavo per il monitor, senza niente, solo con l'alimentazione, e lo utilizzavo in da remoto. Perché? Perché in questo momento ho esigenza di caricare tante cose online, da mettere in cloud delle mole di dati molto grandi, e per questo lui è perfetto, perché non consuma niente. Allora, per farvi un paragone, il mio computer, il fisso, solo il processore consuma un centinaio di watt, lui arriva a consumarne 5. L'alimentatore del mio computer fisso è da 1000 watt. Questo, ecco, non posso dirvi da quant'è perché dovrei staccargli la corrente, ma comunque è una stupidata. Quindi con un consumo di corrente minimo non è neanche un problema se lo lasciate acceso giorno e notte per giorni. Ovviamente, come vi ho già detto, non compratelo per questo. Se avete già un computer, fatelo con quello che avete, perché io l'ho pagato 145 euro, mi sembra, 140 euro, qualcosa del genere. Gli ho messo dentro un hard disk che avevo in casa e va benissimo. E oltretutto l'ho comprato perché sono un malato di queste cose qua, per togliermi uno sfizio per un gioco, perché sono abboccato, perché ho abboccato una pubblicità. Ma ragionevolmente uno non ha senso che compri, che spenda 200 euro per qualcosa per risparmiare un po' di corrente, perché costa talmente poco la corrente per fare queste cose, che uno non se lo ripaga mai. Cioè, tempo che spendi 200 euro di corrente per tenere acceso un vecchio portatile, no, passano anni. Però se siete smanettoni, questo fa per voi, perché comunque in una cosa del genere avete tutto. Non sono riuscito ad alimentarla con un power bank, ho un 20.000 mAh quick charge, però no, non sono riuscito.
avrei voluto fare una cosa molto malsana, ovvero un Hackintosh, però ho provato a leggere un po' online e lo sconsigliano parecchio perché insomma è troppo diverso dagli standard e quindi sapete che Apple è molto 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 chiusa e poco flessibile, poco adattabile a cose varie, quindi non avrebbe mai funzionato. Però ci farò ancora tante cose, è perfetto se uno vuol fare un... vuol collegarlo alla televisione come media center, per quello va benissimo, è perfetto per la domotica. Probabilmente ci installerò sopra dei software che mi servono per gestire un po' tutte le altre mille cagate che ho in giro per casa e lo userò per chissà cos'altro. Allora, è molto molto interessante per la cifra che ho speso, ma io l'ho preso che era in... l'ho ordinato in preproduzione tipo a giugno e mi è arrivato adesso, a settembre. Adesso che è in vendita normalmente mi sembra che costi sui 300 euro. Se poi gli aggiungete ancora 50 euro di hard disk che dovete comprare, 350 euro... non lo so, incominciate già a comprarvi un computer vero, o un portatile o qualcosa, comunque qualcosa che magari ha anche uno schermo, una tastiera, una batteria, qualcos'altro, o anche solo un computer fisso, ma con altre possibilità, con altre prestazioni. Però è stupendo, è stupendo. Sono contento di averlo preso. Non so perché, ma sono contento. E... bene, detto questo, vado avanti a giocarci e smanettarci, mi inventerò qualcos'altro, magari provo con Linux, non lo so. Se mi inventerò qualcos'altro, vi terrò aggiornati, vi farò sapere. Per ora vi saluto, buona serata e al prossimo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale, è assolutamente importantissimo per non perdervi le prossime stupidate. Ho già in mente cose molto molto interessanti per me. Poi magari il resto del mondo non interessa, però mi piace.